Gossip, Stefano De Martino offende Franco Terlizzi e il web insorge. Battute di cattivo gusto da parte di Stefano De Martino verso Franco Terlizzi all'Isola dei Famosi, qui gli ultimi gossip sull'inviato del reality. L'edizione del cancelletto Isola dei Famosi attualmente in onda, sembra incentrata esclusivamente sulle polemiche, oltre alle tante opinioni sul Cannagate, infatti, sono tante le critiche che il pubblico sta muovendo in queste settimane ai membri del cast del reality. L'ultimo personaggio ad essere preso di mira sul web, è cancelletto Stefano De Martino, l'inviato del programma, infatti, è stato accusato di aver avuto un atteggiamento fortemente offensivo nei confronti di Franco Terlizzi durante una prova dell'ottava puntata. Scopriamo insieme cosa è successo. Stefano De Martino scherza, Franco sembra un ippopotamo. Anche se sono passati alcuni giorni da quando è andata in onda, l'ottava puntata dell'Isola dei Famosi continua a far discutere, oltre alla sfuriata di Alessia Marcuzzi nei confronti di Eva Anger, che è un altro momento che i telespettatori sembra non abbiano gradito molto. In base a quello che si legge sul web, sarebbero state alcune infelici battute di Stefano De Martino a far infuriare buona parte del numeroso pubblico che segue il reality di Canale 5, delle battute che il napoletano ha fatto sull'aspetto fisico di uno dei concorrenti ancora in gioco. Durante la prova ricompensa che hanno affrontato i naufraghi lo scorso lunedì, quella che metteva in palio una gustosissima torta, l'inviato ha detto due o tre frasi poco carine nei confronti di Franco Terlizzi. Vedendo il pugliese lanciarsi con una corda da un'alta postazione, il ballerino ha scherzato, guardarlo dal basso, vi assicuro che è uno spettacolo. Fin qui nulla di male ma, è stato quando l'isolano ha iniziato la sua prova, che Stefano ha un po' esagerato aggiungendo, speriamo che la corda non si spezzi e Franco sembra un ippopotamo, e entrambe queste dichiarazioni, hanno fatto storcere il naso a tanta gente che in quel momento era davanti al televisore, gente che non ha perso occasione per rimproverare De Martino sui social network. Ma con questa battuta pensa di essere simpatico? Hanno chiesto la maggior parte degli internauti sul web, arrivando addirittura ad accusare il 28 di essere troppo fissato con la forma fisica delle persone, un fenomeno che si chiama body shaming. Il vuoto volto di Stefano De Martino all'Isola dei Famosi. Non è la prima volta che Stefano De Martino viene preso di mira sui social network. Qualche giorno fa, sempre durante una prova in diretta all'Isola dei Famosi, i più attenti avevano notato che il ragazzo aveva velatamente dato della gallina a Francesca Cipriani. In quel caso, esattamente come è successo dopo l'episodio con Franco Terlizzi, sul web sono stati scritti tantissimi commenti negativi sull'inviato e sulle sue battute non proprio delicate nei confronti dei concorrenti. Le tante critiche che sta ricevendo il ballerino da quando è in Honduras, però, sembrano cozzare con un altro suo lato che invece il pubblico apprezza tantissimo, quello di papà e compagno di giochi dei bambini del posto. Nel diario che il 28enne ha scritto per chi sulla sua esperienza ai Caraibi, sono tanti i passaggi in cui parla teneramente della gente che sta incontrando in questo periodo, gente che gli sta insegnando tanto anche non avendo nulla. Un altro stralcio del racconto che Stefano ha scritto personalmente per il giornale di cancelletto Gossip che ha toccato molto chi lo ha letto, è quello in cui parla del figlio Santiago, del loro ultimo abbraccio prima della partenza e del conto alla rovescia che sta facendo per poterlo riabbracciare, avendo allungato il reality di una puntata. De Martino non sarà presente al quinto compleanno del suo bambino il prossimo 9 aprile.